sapere ascoltare è una grande arte, una grande disciplina, sadhana. Perché io non so ascoltare se sto troppo pieno di me, non so ascoltare se già so la risposta, non so ascoltare se non faccio silenzio in me, e non so ascoltare se non lo rispetto. Questo uomo che se non ha letto non sa niente, che può dire? E non so nemmeno ascoltare se già faccio la violenza di situare quello che lui può parlare in uno schema predeterminato da me. E il silenzio è lo svuotamento. Sapere ascoltare è la grande saggezza oggi. E si impara molto quando si sa ascoltare, è veramente straordinario. Ogni cosa allora è una rivelazione. Ogni cosa. È stato molto vicino a qui dove io ho avuto una delle grandi lezioni della mia vita. Molto vicino a qui. Non so se lo racconto perché mi fa piangere, veramente. Era il mio primo anno, mi pare. Una donnina, età indefinita, 30 o 60 anni. Tubercolosi, un bambino al suo petto, una piccolina di 2 anni o meno, là, e io, educato nella buona educazione cristiana, mi sentivo in dovere di andare a offrire a consolarla, no? A dare una consolazione, una spiegazione. Naturalmente non era né cristiana né niente. Per fortuna, non comincio io a parlare, a dire il mio discorso, benché non so che discorso fosse, perché quando uno sente, sente, piange con quello che piangono, eccetera. Ma la lezione di questa donna, tutte le mie parole, tutti i miei concetti si gelarono assolutamente sulla mia bocca e sul mio cuore. La gioia di questa donna, che aveva questa coscienza chiara che andava per morire, che aveva avuto un marito peggio di tutto quello, ubriaco, ma per forse alcuni mesi aveva avuto la gioia della maternità, la gioia del sesso, la gioia del sole. Questa donna moriva con questa gioia di essere stata invitata al banchetto della vita per pochi momenti. Bastava, non mi consolava bene, non voleva nessuna consolazione artificiale, di dire il bambino andrà bene quando lui lo sapeva che no, che queste... aspettava dalla vita questo che la vita le aveva dato, vita per alcuni momenti, ma profondi, che valgono più che un'autostrada che porta al cielo, che una vita che... e dove la cosa negativa è sparita. La gioia di questa donna, l'amore di questa donna, è così, è molto più semplice, non posso dire niente, non potevi dire niente. Mi fece vedere che la superficialità, anche della teologia, non si tratta di dare una spiegazione, perché la domanda va bene, può convincere, ma nel più profondo della nostra visione esistenziale, quello che conta è questo. Questo è fede, nuda, ignudalo, spiegazioni, basta, non complichiamo le cose e non facciamo questo che è la nostra tentazione, proiettare verso il futuro, e così è un'alienazione del presente, un futuro che il mio figlio lo farà meglio, che il prossimo millennio sarà meglio, o che un futuro, che il cielo verrà dopo e dopo arriverò a... No. La vita è molto più profonda. E allora gioia e sofferenza vanno insieme. E allora uno scopre che la sofferenza è la sveglia esistenziale all'infinito o a Dio.